cavolo, è cambiata. Qui si sono accorciate le giornate perché sono quasi le 6 e di solito io a quest'ora trovavo chiaro, invece le tenebre. Aiuto. Vabbè. Oh, sono veramente sfatta dal caldo, cioè nemmeno più questo resta su. Che stress, lo devo anche rifare. Allora, dopo aver grondato e aver sudato l'impossibile, ovviamente mi sono fatta la doccia. Per pranzo un tramezzino col tonno e uno yogurt. E adesso l'idea di dovermi vestire per andare al lavoro e fare dalle 2 alle 8 il vomito. Ma domani sarà peggio, perché domani farò dalle 6 alle 2 e poi domenica il meritato riposo. Oggi sono di riposo, l'unico giorno di riposo perché mi aspettano 42 ore di lavoro programmate più gli extra. Ebbene sì, ho detto vabbè, faccio un po' di cose e magari vado anche a camminare, ma la giornata di oggi è tutta così. Pioggia, sole, pioggia, pioggia forte, pioggerellina. Vabbè, ma ho anche altro da fare, ovvero un trasloco. Grazie a questo temporale che non dà tregua, ho preparato 5 scatole di libri, ho selezionato alcuni libri che devo eliminare e io vorrei guardare qualcosa alla tele, ma già la tele normale non fa una mazza. In più continuo ad andarvi al segnale, Netflix improponibile perché appunto non riesce a caricare nessun film. Cosa faccio? Leggo. Tanto di libri ne ho. Thank you.
Questa è la situazione attuale della libreria nella cameretta di Leo. Ti ricordi che era tutto pieno di libri e di quaderni di Leonardo per la scuola? Adesso mi sono rimasti quelli che devo archiviare insieme a questi, alcuni che voglio tenere comunque in casa e altri. E adesso ti faccio vedere anche la camera da letto di là. E anche qui, se ti ricordi, qua c'erano un sacco di libri che dovevo ancora leggere e invece adesso portati via. Ovviamente sono finiti a casa dei miei perché li devo ancora leggere. E come vedi anche alle mie spalle ho sfoltito parecchio perché sto archiviando tutto, devo portare a casa dei miei e quindi sono nelle scatole pronti per essere collocati in un altro posto. E sono soddisfatta, mi mancano le due mensole qui della sala e appunto qualcosa in cameretta, però devo dire che sono a buon punto. Questo trasloco, seppur sia durato un'eternità, facendolo ovviamente nei ritagli di tempo quando mi è possibile per il lavoro e tutti gli extra che sto facendo, devo dire che mi sta dando delle gioie. Bene. Io direi che per questa volta il vlog lo finiamo qui, ci aggiorniamo prossimamente, non ti so dire quando perché come hai potuto vedere ho delle difficoltà a darmi delle date, però a presto. Ciao!